Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe. Ciao, sì. Ciao. Allora, dobbiamo sempre più freddo, dobbiamo tornare a parlare di quell'azienda chiusa da tempo, abbandonata, che si trova in via Buonconte da Montefeltro. Ti ricordi che c'eravamo stati proprio la prima volta che ci siamo occupati di vecchie aziende? Siamo andati dall'altra volta. Dall'altro lato, però siccome sono arrivate segnalazioni che sono state viste delle persone entrare, ragazzi, vi facciamo vedere. Bambini entrare. Bambini addirittura? Sì, ragazzi che vanno lì in gruppo, non so cosa fanno. Diciamo che è un po' pericoloso perché sicuramente l'azienda abbandona... sì, perché abbandonata, qui ci potrebbero essere anche dei pericoli all'interno che magari non se ne accorgono e potrebbero farsi anche male. Ecco, perché da fuori il cancello sembra chiuso col lucchetto, in realtà basta spingere. Con il lucchetto, visto quella parte grande, sì. Ma la parte piccola basta. Il cancellino si apre, aperto, è aperto, quindi aperto. Chiunque può entrare. Esatto. E... a proposito, dobbiamo ricevere quintali di poste. Di chi? Quell'azienda, perché c'è una cassetta d'apposta mega. Sicuramente arriva la riceveva prima, non lo so, non credo che doveva ricevere. Doveva, ah sì, sì. Ricevere, c'è una mega cassetta, l'ha vista così, grande così. Sicuramente lì c'entrava migliaia di lettere al giorno. Sì, mamma mia, lavoravo. C'era lavoro per il postino. Comunque, quando ci sono aziende, a parte il discorso che si spera che sia aree che si vengano anche riqualificate, perché ovviamente è quello che uno auspica che accada, perché altrimenti col tempo insomma, diventano delle ex cattedrali nel deserto, no? E che poi diventano tali. Poi c'è questo problema, uno di sicurezza, se sono ragazzini che vanno all'interno, ovviamente può essere pericoloso, perché ci può essere qualche cosa traballante. Sicuramente sì. Del tempo, eccetera. Poi si vedono anche delle immagini, quello che... effettivamente è tutto abbandonato, completamente abbandonato. Ci potrebbe essere anche dei trabocchetti interni che non te ne accorgi, capito? Perché può essere pericoloso. È sicuramente primo. Pericoloso. Secondo, può essere teatro, magari di chi invece vive ai margini. Non abbiamo segnalazioni di questo tipo, però in teoria può essere anche questo. Sicuramente sì. Uno scenario. Quindi l'appello qui però, perché ovviamente... l'appello ai proprietari che chiudano immediatamente quel cancello e facciano sì che quindi la gente o i ragazzi non possano entrare all'interno, perché soprattutto interessa anche loro, perché se succede qualcosa lì all'interno sicuramente ci sono delle responsabilità da parte dell'azienda e da parte degli amministratori dell'azienda stessa, quindi penso che sia il loro interesse chiudere alla svelta quel cancello. Allora, se sono poi ragazzini che vanno lì con le loro effusioni d'amore, viva l'amore! Magari viva l'amore, però l'amore si sicuro, protetto, esatto. In tutti i sensi, no? Che ti ricordi quelle volte? Vabbè, cose del passato. Anche per te. Ma tu eri protetto o no? Sì, sì, ma che si protegge. Le protezioni. Allora non c'erano, semplici malattie normali. L'avevo intuito. Che con una punturina si passavano, no? L'avevo intuito guardando l'ampiezza del tuo nucleo familiare. In effetti mi sono dato da fare, sì, da fare. Però in qualche fabbrica abbandonata. È una bella figlia. In qualche fabbrica abbandonata o no? No, inizialmente andavo in 500, poi dopo non c'entravo più, mi sono sposato, quindi stavo quindi tranquillamente a letto. Casa, comodamente. e giù. Esatto. D'altronde non avevo un feeling con mia moglie, ho un feeling con mia moglie, ecco. Eccezionale, e quindi la passione ci travolgeva. Ancora vi travolge. Era un po' meno, E ti sei dato al canto, ho capito, okay. E al carnevale. Benissimo, okay. Allora mi raccomando, sistemiamo questa azienda, chiudiamola. Sicuramente penso proprio di sì. E rendiamola sicura per evitare, insomma, intrusioni pericolose anche per chi entra. Ci vediamo domani. Ciao.